Buongiorno a tutti, iniziamo la seconda sessione di questa mattina dopo le straordinarie testimonianze sull'utilizzo del mezzo e i suoi esordi dal colonialismo inglese all'Asia orientale, alla Libia. Davvero interessanti questi interventi che ci hanno dimostrato come la fotografia è uno strumento generoso di informazioni e un linguaggio leggibile a tutti. Come stigmatizza efficacemente Susan Sontag nel libro Davanti al dolore degli altri del 2003, lei dice: contrariamente a un resoconto scritto, che a seconda della complessità delle idee, dei riferimenti e del lessico è indirizzato a una cerchia di lettori più o meno estesa, una fotografia possiede una sola lingua ed è potenzialmente destinata a tutti. E queste potenzialità sono state sviluppate in molte direzioni e il linguaggio fotografico ha attraversato epoche con istanze anche più dogmatiche e illusorie nei confronti della rappresentazione della realtà, ma sempre restando, dico, all'interno della fotografia documentale. Col tempo siamo giunti a più miti consigli e di conseguenza abbiamo accettato via via altri assunti che ammettevano la partecipazione, tra virgolette, del fotografo, cioè il suo apporto soggettivo che non toglie importanza al documento, ma lo amplia con l'aggiunta di una sensibilità e di un occhio personali. Inevitabilmente, quindi, almeno per me, è inevitabile, citare appunto il provocatore per eccellenza del fotogiornalismo, Eugene Smith, che diceva: non mi sono mai accontentato di essere un fotografo che registra gli eventi, credo piuttosto che, pur restando fedele alle particolarità di ogni situazione, io arrivo, quando lavoro al meglio, a simbolizzare l'universale. Lui sosteneva che eticamente quello che contava era essere onesti e autentici, l'obiettività era una parola abusata, secondo lui, nel fotogiornalismo. Adesso abbiamo i protagonisti contemporanei qui con noi e la scelta dei nostri relatori, fotografi e testimoni di grande prestigio è stata molto accurata e ponderata per dare un contributo al tema generale del convegno Fotografia come fonte di storia. Con il professor Brunetta abbiamo individuato personalità diverse che potessero rappresentare approcci ben distinti a temi e filoni di varia natura. Autori importanti, autori che hanno dato molto alla storia della fotografia in Italia e non solo, e che possono dal di dentro raccontarci la loro esperienza. A loro ho chiesto di condividere con noi il loro percorso artistico, cercando di focalizzarsi dove possibile su una o due delle tante ricerche che hanno fatto, anche mostrandoci delle immagini. E ho fatto un ordine, diciamo, generazionale, per cui ho l'onore di Vai, grazie. iniziare, di presento innanzitutto Nino Migliori, gli inizi della fotografia di Migliori sono segnati già da diverse linee che convivono parallelamente. Da un lato la tradizione legata al documentale inserita nel neorealismo e dall'altro la cultura dell'immagine e dell'informale. Nel corso del tempo va via via sperimentando cose straordinarie che hanno veramente aperto gli occhi a intere generazioni di fotografi, ma direi che quello che lo distingue, oltre al suo entusiasmo vitale, è la forza di inventare continuamente, inventare nuovi usi del linguaggio fotografico, nuove impostazioni, nuove visioni, e giocando in qualche modo con tutto quello che si trova davanti, con una immaginazione, una fantasia incredibile, un vero vulcano. Lascio a lui la parola. Grazie. Io credo che il fotografo dovrebbe tentare di esprimersi usando la fotografia e non la parola, perché la parola è qualcosa di diverso che pochi sanno usare bene, come abbiamo sentito. Innanzitutto desidero ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, il professor Brunetta, Enrica Viganò e Alberto Prandi, per
soprattutto il professor Brunetta per questa iniziativa fatta dell'Istituto, che non a caso nasce a Venezia e che a mio avviso è estremamente importante che ci siano situazioni nelle quali avvicinare, approfondire, studiare la fotografia in tutti i suoi versanti, le possibilità estreme di espressione che ci sono con l'uso della fotografia. Questa è una cosa importantissima che si deve ripetere, che in Italia è poco praticata e che è un merito che va prevalentemente a Venezia, dove spesso ci sono situazioni del genere, è più sentita che in altre parti, e questo è un grosso, grossissimo merito. La fotografia italiana all'estero è pochissimo conosciuta, e ci sono alcune persone come Enrique Viganò che con lo sforzo personale, anche legato all'impegno economico personale, tenta di farla conoscere da anni, di portarla fuori, ha avuto il merito col neorealismo di portarla in giro nelle capitali europee, in America, di far conoscere, tentare di far conoscere. Si sente, si comincia a sentire, specialmente in America, l'interesse per una maggior conoscenza della fotografia italiana. Però è con l'ampliamento, la moltiplicazione di convegni tipo questo che si può arrivare anche a tentare di portare all'estero la conoscenza, se non di tutto, almeno di particolari, di piccoli settori, per poi ampliare la conoscenza globale. In Italia ci sono, a parte i vecchi datati più conosciuti, meno conosciuti, ci sono dei giovani bravissimi, che io stimo moltissimo, che nessuno o pochissimi conoscono, perché molto viene fatto sulla celebrazione del datato, ma poco per la conoscenza e l'apertura ai giovani, poco, in alcuni casi viene fatto, ma è raro. E per cui anche dare la possibilità della conoscenza, dell'ampliamento delle informazioni su quello che avviene sul territorio, credo che sia una cosa molto importante. Non voglio rubare tempo, quanti minuti ho ancora? Credo pochi. Per far vedere alcune cose legate a uno dei periodi, qui stiamo parlando del cosiddetto neorealismo, perché il neorealismo, che ha il merito l'Erica di avere studiato, approfondito e fatto conoscere, io lo chiamo il cosiddetto neorealismo perché era formato da tanti modi di pensare, di vedere, di affrontare la fotografia, di quelli che datati che in quel momento operavano in condivisione di idea del momento, che era quello dell'estetizzazione, oppure in contrapposizione al momento dell'estetizzazione come ricerca sociale. Ecco, queste erano le due linee contrapposte in quel periodo, parliamo degli anni 50, dagli anni 50 in poi. E grazie a quello che fece Cartier-Bresson, la visita nel sud che tutti conosciamo, venne anche allora in noi giovani la voglia di approfondire, conoscere. Uscivamo dalla guerra, ci eravamo liberati dalle paure, da tutta quella situazione, e conoscere quello che stava succedendo nel mondo. E appena io mi trovai a 21-22 anni in queste condizioni, tentai di, con i pochissimi mezzi a disposizione, di spostarmi, andare a conoscere come pensavano, come lavoravano, come mangiavano, come vivevano in altre posizioni geografiche dell'Italia, così nel meridione, nel delta padano, nell'Emilia che conoscevo meno, insomma in queste cose. Adesso rapidamente vi faccio vedere alcune immagini perché non voglio, così spingendo qui, ecco. Qui siamo nel 57, gente dell'Emilia, che era un tentativo di leggere, di individuare alcune situazioni della mia zona, le situazioni più strane, come in questo caso comizio di provincia, con tutta quella povertà e semplicità e rapporto di contatto della politica col territorio che allora esisteva, che poi è venuta in parte a mancare. Qui siamo ancora gente dell'Emilia, Bologna, il bar di notte, il modo di aggregarsi, non è il valore delle immagini, è il significato
della relazione col modo di pensare che avevo io in quel momento, di cosa mi interessava, cosa vedeva il ballo, gli svaghi, i motivi di incontro, queste situazioni che erano per me importanti. Le situazioni familiari, gente dell'Emilia. Ecco, poi piccolo esempio di gente del sud, tentativo che io facevo tentando di incontrare, di inserirmi nel territorio, ma di farmi accettare come parte del territorio, quindi vivere con loro, mangiare, dormire, stare con loro, non sentire la presenza di un fotografo curioso che voleva carpire qualche immagine, quindi erano situazioni proprio di partecipazione locale. Dunque, queste forme di neorealismi, che sono poi i realismi di tanti fotografi che interpretano la realtà, è la definizione della fotografia correlata alla storia intesa come memoria e identità, memoria e identità, che sono le cose più importanti della fotografia. Faccio un esempio di una situazione che mi è venuta in gente del sud, per proprio rapportare sulla memoria e identità. A 50 anni di distanza ho voluto andare a rivedere uno dei luoghi che avevo visitato a Boccasette, che avevo fotografato a Boccasette 50 anni prima. Assieme a mia moglie ci recammo a Boccasette con un libro sul quale erano stampate delle foto fatte 50 anni prima in quella zona. Andai nel bar principale del paese, radunai un po' di gente col libro, feci vedere le foto e chiesi quale fosse il loro pensiero riguardando le foto fatte 50 anni prima. Di una decina di persone che guardarono quelle foto, che erano presenti, nessuna identificò quel paese con le mie foto. Perché? Mi domandai il perché, insistetti, perché erano foto che rappresentavano un periodo di povertà, di miseria, di capanne, mentre invece nei 50 anni il paese si era sviluppato, villette, due piani, tre piani, giardini, fiori, e non c'era più quella situazione. Allora la gente faceva fatica a identificarsi e si identificarono solo quando riconobbero due simboli particolari che sono in molti paesi, il campanile della chiesa e una piccola locandina di una Madonna su un albero. Visto quello e riconosciuto perché erano ancora nelle stesse condizioni, allora cominciarono a riaffluire nella memoria, a dover esprimere, ecco, questo rapporto dell'identità e del rifiuto dell'identità. Per me è importante perché quando si parla di fotografia, che la fotografia rappresenta la realtà, è sempre una rappresentazione della realtà data, un'interpretazione data dal fotografo. Poi, qui siamo ancora gente del sud, l'ultima di gente del sud, dove oltre a valutare la bellezza di questa, dell'apertura delle case sulle strade, quindi non la chiusura, le sbarre e i portoni, ma le porte aperte, tutto si svolgeva all'esterno. E poi la caratteristica anche, voi vedete, degli scalini quasi in tutte le stanze di piccoli paesi del sud, che portavano alle case per evitare l'umidità, eccetera. Però quando si sistemavano, c'era una gerarchia familiare che faceva sì che i bambini stavano nei gradini inferiori e poi quelli di mezza età in quegli altri, i più anziani stavano seduti all'interno di fronte proprio sulla porta come a dare l'accesso. Erano situazioni bellissime, si ripeteva centinaia di volte.
Ecco, questo è ancora il Delta Padano, le situazioni del Delta, quella di cui vi parlavo prima di quella situazione, ecco, erano questi i capanni nei quali erano spariti, non si riconosceva più nessuno da queste situazioni di meravigliosa povertà, semplicità di quello che era la vita di 50 anni prima. Qui siamo appunto nel 58. Ecco, poi finisco e concludo con un altro esempio, Crossroad. Crossroad è un incarico che ebbi dalla Regione Emilia-Romagna di fare la lettura della Via Emilia, che era stata fatta in precedenza da tanti fotografi in maniera eccellente. Mi chiesero di fare la lettura, allora io tentai di farla in maniera personale, ma non per fare una ricerca diversa e nuova, perché mi incuriosiva e mi interessava il discorso del viandante che va per questa lunga strada, la Via Emilia, che unisse e divide nello stesso tempo, perché è intervallata da tanti incroci, che ramifica la sua percorrenza con altre città che si affacciano ai bordi della Via Emilia. E allora questa curiosità di non cercare il posto estetico più bello, più rappresentativo, insomma, di quella situazione, di quel modo la gente, eccetera, ma proprio il percorso del viandante che percorre la Via Emilia a piedi al centro della strada e ad ogni incrocio si interroga. Perché ogni incrocio porta a un interrogatorio. Dove vado? Vado avanti, a destra o a sinistra? Se non hai un progetto precedente, l'incrocio dà sempre questo senso di dubbio del dove andare. Allora io mi feci costruire un piccolo aggeggio di ferro che conteneva, sul quale erano applicate due macchine, una all'occhio che guardava davanti all'incrocio in mezzo alla strada, l'altra applicata sopra che prendeva quello che era dietro di me, solo che quella che prendeva dietro era casuale, perché io la facevo scattare in contemporanea a quella che guardava davanti, ma non sapevo cosa ci fosse dietro. Era, faccio il paragone della lettura, quando voi leggete un libro, lasciate la pagina che appena avete letto, che conoscete tutti quella pagina, e siete incuriositi, attratti dalla pagina destra che dovete ancora leggere. Per cui in quel momento avete la curiosità di vedere quello che avete davanti, di documentare, di sentire, di leggere, di capire quello che avete davanti, mentre quello che avete di dietro fa parte del vostro della metabolizzazione della lettura o della visione. Per cui quello di dietro era la curiosità di sapere cosa c'era. Quindi io feci tutta la Via Emilia assieme a mia moglie e al mio assistente, individuando gli incroci principali, perché sono tanti, della Via Emilia, e ogni incrocio soffermandomi e andando al centro della strada, senza valutare cosa c'era alle spalle, scattare la fotografia di quello che avevo davanti. Qualunque tipo di partecipazione, di concorso di macchine, camion, eccetera, insomma. Ed è nata questa lettura della Via Emilia, che in alcuni casi è anche un po' emblematica, è brava, brava. Dove si vedono, adesso qui ne abbiamo messo un paio di casi, ma delle cose. Poi c'era il fatto di essere al centro della strada, in alcuni casi addirittura il tempo ha portato a una deformazione del centro, della percorrenza della Via Emilia, perché è chiusa al traffico, perché non è più zona solo pedonale, insomma sono situazioni che sono cambiate completamente. Ecco, qui addirittura si sono dopo poi nelle fotografie qui non si vede molto bene, gente che rimaneva impressionata dal vedere questo pazzo che in mezzo a una strada, vecchio, in mezzo a una strada con la macchina fotografica una sull'altra, che stava tentando di rappresentare, ma cosa fa quello scemo, insomma, non avevano tutti i torti, ma insomma, ecco, questa era la mia lettura. Bene, no, nient'altro, io chiuderei perché credo di avere, non voglio rubare tempo e credo di avere
dato una piccolissima idea di quella che è stato il modo di pensare, né nel caso del cosiddetto neorealismo, di quello che si intendeva per neorealismo, e nel caso di uno dei tanti eventi di committenza di un'istituzione pubblica per tentare di fare un tipo di lettura diversificata. Grazie della vostra attenzione. Grazie Nino, come vi avevo anticipato, un vulcano che ne inventa più di un del diavolo. Allora, adesso procediamo con Letizia Battaglia. Letizia Battaglia è nota soprattutto per le sue fotografie delle stragi di mafia, ma il fotoreportage, ci teniamo a precisare, il fotoreportage di Cronaca Nera non è solo, cioè è solamente una parte del suo ampio percorso fotografico. È importante ricordare che è stata la prima donna europea a vincere nel 1985 il prestigioso premio Eugene Smith. Ha ottenuto tantissimi altri riconoscimenti internazionali, ha esposto le fotografie in tutto il mondo. A un certo punto si è anche dedicata alla politica, perché il suo coinvolgimento con il sociale è un leitmotiv di tutta la sua vita, ma dopo 10 anni di carriera politica dall'86 al 94 nella sua città, Letizia è tornata a fotografare a tempo pieno, per la nostra gioia, e viene tuttora considerata sicuramente tra le più importanti fotografe italiane di sempre. Non aveva tanta voglia di far vedere le fotografie, per cui andrò a schiacciare io il bottone per almeno indicarvi qualche immagine e le lascio la parola. Puoi dare il tuo, Giorgio? Invitandomi qui, Enrica mi ha mandato a dire foto truci. Ecco, io volevo invece mostrare le mie ultime fotografie, ma capisco che invece devo mostrare quelle. Quando nel 1974 iniziai a fare la fotografa, non pensavo assolutamente che sarei diventata una fotografa, una vera fotografa, che le mie foto sarebbero servite un po' per raccontare la storia di un popolo, di un paese, che è la Sicilia, ma è anche l'Italia. E per cui incominciai a fare la fotografa senza sapere niente di fotografia, conoscendo soltanto quadri del Cinquecento che amavo moltissimo, avendo letto molti libri, avendo fatto tante cose nella vita, ma della fotografia non sapevo niente. Sapevo soltanto che dovevo portare le fotografie che il giornale mi mandava a fare, che era una partita di football, una elezione di Miss, e poi c'era un morto ammazzato, e poi c'era un arrestato, e poi c'era un ferito, e poi c'era un bambino che piangeva perché gli avevano ammazzato la madre. E così per 19 anni, con la macchina fotografica, crescendo insieme alla tragedia della mia terra, ho imparato qualcosa. Ho imparato a trasmettere nelle mie fotografie me stessa. Questo mi interessava. Mi interessava raccontare quello che stava avvenendo. Non mi sentivo un artista, mi sentivo una militante della vita. E con la macchina fotografica volevo raccontare sia quello che stava succedendo, sia anche quello che io sentivo, che quello che si può sentire, essendo siciliani ed avendo una certa coscienza di quello che sono i diritti e che cos'è la libertà, cioè è veramente vivere una umiliazione profonda. Con la macchina fotografica io ho potuto seguire giorno per giorno tutto quello che stava avvenendo. Ho fotografato le facce orribili dei politici,
ho fotografato i mafiosi, ho fotografato il dolore, il dolore, il dolore, il dolore grande della gente vittima, della gente buona. Dopodiché sono passati tanti anni, io ormai ho 77 anni, le mie foto sono nei musei, sono nelle gallerie, qualcuno se le compra. Tutto nonostante me, io non ho mai presentato le mie foto a un premio, eppure mi sono arrivate, mi è arrivato tanto da questa fotografia. Dunque, ho 77 anni e da qualche anno sogno la notte, un fiammifero in mano, ed io che brucio i miei negativi. E io ho, e le vedo anche qui, ho dietro le mie spalle delle fotografie che io ho fatto, che sono di persone che sono morte, persone brave, di cui qui non si sa niente, ma sono giudici, sono bravi, bravi poliziotti, bravi giornalisti, insomma, sono situazioni che abbiamo vissuto lì sotto. Per cui sogno di bruciare i negativi, perché è insopportabile vivere continuamente. Io ho casa e archivio, tutto messo insieme, le foto messe sotto il letto, di qua, di là, perché ho una casa non grande e per cui sono... Quando mi chiedono di fare le mostre, vogliono le foto, queste foto. Le vogliono all'estero, le vogliono in Italia. Le foto queste, che sono una parte, ma faccio foto anche di 100 fotografie, è sempre con l'argomento mafia. Ecco, io sogno di bruciare i miei negativi, perché innanzitutto non so cosa fare di questi negativi. È da anni che dico: cosa farò dei miei negativi? Ho 77 anni, cosa succederà? Ho delle figlie, però una figlia è fotografa, deve pensare al suo archivio. A chi lo do questo archivio fotografico? Che è storia, perché è storia quello che è avvenuto in un paese che si chiama Italia, che permette che nel sud d'Italia ci siano morti ammazzati e politici che vengono ammazzati e giudici che devono vivere scortati. È storia. E io ho la coscienza di questo. Più che di un fattore artistico, io parlo, queste foto sono storia. Lo sogno di bruciare i miei negativi. Ho fatto pure un piccolo video che bruciavo le mie fotografie, non i video. Dico: cosa ne farò di queste foto? Oggi ho trovato un escamotage per levarmi questo peso assoluto di questi, di morti, che ricordare questo odore, ricordare queste urla che ci sono dietro queste foto vicino. Io faccio altre foto, uso le foto vecchie della mafia, le uso come fondali e davanti ci metto una donna nuda. Una donna nuda, non sexy, ma forte, una donna magari incinta, una donna che è donna, che è terra e che è vita. Cerco di distruggere la foto del passato. Cioè io sposto il punctum. Il punctum non è più il sangue che scola qua dal segretario provinciale della Democrazia Cristiana ammazzato, ma è una, non solo una donna nuda, è una bambina che ride. Sposto. E sembra che questa, le metto in modo che sembra che la scena sia quella, sia sempre stata quella, cioè le proporzioni della persona davanti, dietro. È un po' complicato, però lo faccio. Perché ho, il fotografo è solo con il suo lavoro, qualsiasi lavoro può fare mostre, può fare libri, però c'è un... C'è l'esperienza che ha vissuto il fotografo, specialmente il fotografo di cronaca, reportage, fotogiornalismo. C'è dentro una solitudine che niente può cancellare, niente. Perché quando lì con quella macchinetta, con gli zoccoli, sto di notte spettinata, esci di notte e vai a incontrare sempre qualcuno che piange, qualcuno che urla, e quel silenzio intorno al corpo del morto. Insomma, non è facile, non è facile oggi. Ecco, vorrei almeno un po' di pace.
questo escamotage delle fotografie è un escamotage. Io sarei molto contenta di poter dare il mio archivio, e l'ho chiesto pure all'estero, pure in Germania, pure in Francia. Cioè, io vorrei depositare il mio archivio come un bambino. Ecco questo, grazie. Grazie Letizia per questo intervento. Capisco e ci hai fatto capire molto bene, ci hai molto emozionato, il peso della memoria, però ovviamente questo lavoro rientra e rispetta il titolo del convegno, che è la fotografia come fonte di storia, per cui perdonami per aver insistito, ma era importante. Adesso introduco George Stage, che è di madre italiana e padre americano, ma italiano, vive con noi da tanto tempo, dal 73 per l'esattezza, ha girato per il mondo, ha vissuto in Europa e in Medio Oriente, ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato in letteratura inglese e ha studiato fotografia. Appena messo piede nel 73 in Italia, gli hanno subito fatto una mostra alla Galleria Il Diaframma di Milano, e poi dall'86 al 2003 ha lavorato con la Fratelli Alinari come dirigente tecnico fotografico e ha condotto numerose e svariate campagne fotografiche su tutto il territorio italiano. Insomma, lo conosce molto, molto meglio di tanti noi. Tra i libri che ha pubblicato, quello Presenze, dedicato ai paesaggi italiani, è quello che meglio rappresenta la sua ricerca ed è quello che gli abbiamo chiesto di presentare oggi. Lascio la parola e ti do anche il telecomando per... Grazie, grazie anche a questa prestigiosissima istituzione e soprattutto alla Enrica, che mi ha voluto qui insieme a questi miti della fotografia. E si dice in inglese, this is a hard act to follow. Yes. Insomma, io non so se sentirmi confortato da quello che ho visto in questi giorni uscire da questo convegno, o sentirmi ancora più sconcertato, perché viviamo nella fotografia un momento veramente rivoluzionario, e mi riferisco alla rivoluzione digitale, ed è veramente una rivoluzione quello che è successo negli ultimissimi anni. Sono usciti due libri importanti proprio in questi giorni, uno di Fred Richen chiamato Dopo la fotografia e un altro di Juan Fontcuberta, fotografo teorico, che si chiama La fotocamera di Pandora. Dunque, io trovo che la fotografia di Fontcuberta sia una delle più affascinanti che venga fatta oggigiorno. Però queste tesi che loro propongono, insieme a quello che ha divulgato moltissimo Michele Smargiassi con un libro, La fotografia, un'autentica bugia, e Michele ha anche un blog importantissimo, oltre a pubblicare sul giornale, il quotidiano più letto in Italia, e quindi porta peso questo signore. Ecco, tutti e tre di questi libri hanno una cosa in comune, che è di dire, ma insomma, non è una rivoluzione in fondo quello che sta succedendo con il digitale, perché la fotografia è sempre stata una bugia. E il libro di Michele è un libro pieno di acrobazie filosofiche, finezze,
e vorrebbe convincerci che perché un'immagine in bianco e nero è già una falsità, che perché noi la facciamo la stampa un po' più scura, un po' più chiaro, è una falsità, perché correggiamo le linee cadenti dei palazzi, è una falsità. Insomma, una serie di prove per dire che tanto è tutta una bugia. Ecco, io son d'accordo per far capire alla gente che la fotografia è un oggetto che va interpretata, che non è mai un documento, è sempre soggettiva. Però io sono sempre rimasto molto attaccata all'idea che la fotografia vive la sua unicità tra tutte le forme espressive proprio grazie al suo legame con la realtà. La materia prima è il mondo stesso e non le vernici o la pietra o l'argilla. Non per questo sostengo che sia oggettiva, che riproduca sempre la realtà, ma la sua forza originale nasce dal suo potere comunicativo con la gente, e parlo della gente comune, non gli addetti di lavoro. Quindi parlo della stragrande maggioranza della gente. Avete sentito tante volte, ogni volta che nominano l'Istat, usano la parola fotografa. L'Istat ha fotografato i giovani italiani. Sono così, due punti. Ecco, quindi questo termine, ancora oggi, nonostante tutte queste scritte, nonostante tutte queste teorie, funziona. E penso che qui, in questo convegno, in questi tre giorni, nessuno abbia osato pensare che quello che ci hanno mostrato sono bugie, sono cose false. Io vi chiedo anche di domandarvi perché ancora oggi, quando un regista fa un film, scrive se può che è un film tratto da una storia vera. Secondo me è perché sa che quando la gente sa che questa cosa nasca da una storia vera, ha un potere emotivo triplo. E quindi fino a pochi anni fa la fotografia poteva vantare anche lui questo potere. Ma io sono qui per parlare di una parte del mio lavoro dedicato al paesaggio. Nessuno può negare che la fotografia anche in questo settore non abbia influenzato la storia, a partire dai fotografi Tim O'Sullivan, William Henry Jackson e Carlton Watkins, che sono stati incaricati nel 1860 dalla US Geological Society di fotografare l'ovest degli Stati Uniti, quello che oggi conosciamo come Yellowstone Park, e che il loro lavoro è servito a convincere il Congresso americano a fondare per la prima volta nella storia dei parchi per proteggere, per conservare questo mondo. E nessuno può negare anche i lavori utilissimi di Richard Misrach, o più semplicemente i fotografi come quelli che lo usano come studi geologici, che esempio quelle della parte nord dell'Etiopia, dove usano le vecchie fotografie e le nuove fatte sui stessi luoghi per studiare i movimenti dei canaloni lasciati dalle piogge torrenziali per capire meglio come costruire le zone agricole. Sarebbe veramente da miopi, o meglio da ciechi, sostenere che anche questa fotografia sia una bugia. Ma il rischio che vedo quindi è lo stesso che Smargiassi ha messo in un recente articolo della Repubblica, e cito, cioè è come se quasi se avesse capito che insomma questo discorso può portare veramente a un discorso preoccupante, esagerato. Dice: consegnare la fotografia digitale tutta quanta al campo della menzogna è un rischio enorme e forse, a dispetto delle buone intenzioni dei critici delle neofoto, un favore fatto ai poteri forti. Rischia di rimanere sul campo una vittima che rimpiangeremo. Chi nel mondo soffre qualche forma di ingiustizia o di oppressione avrà qualcosa da guadagnare o non piuttosto da perdere dalla demolizione del potere testimoniale della fotografia.
mai più immagini che scuotano, che denunciano, che indagano. Ma non è solo la fotografia digitale, è tutta la fotografia in generale che rischia qui. Quindi voglio sottolineare, affascinanti, promettenti, la fotografia nuova, la fotografia digitale. Stanno producendo anche una tipologia di immagini molto interessanti, ma in qualche modo dobbiamo cercare di salvaguardare quel tratto che descrivevo, anche se accusato di essere illusorio del suo legame con il reale, con il mondo. Deve essere, secondo me, praticata eticamente da quei fotografi, giornalisti e documentaristi, come lo è dai loro colleghi che usano la parola scritta. Se un giornalista viene scoperto di aver inventato una storia per uno scoop, sarebbe licenziabile. E lo stesso deve valere per i fotografi che manipolano in modo eccessivo le loro immagini. Nel mondo del fine art, però, ecco, tutte le manipolazioni sono ovviamente ammesse. Ma io sostengo però che con le manipolazioni stanno sacrificando quell'elemento unico della fotografia, quello di toccare il cuore di chi guarda. Il postmoderno però e la neofotografia non si sono mai preoccupati più di tanto di questo aspetto emotivo. Come ha scritto il grande pilota, scrittore Saint-Exupéry, è solo con il cuore che uno può vedere. Ciò che è essenziale è invisibile all'occhio. Anch'io lavoro con il digitale, per forza, lo apprezzo molto per le tante cose che ha facilitato, sarebbe stupido negare questi vantaggi, ma il mio lavoro personale uso un banco ottico di legno che è molto più vicino alle immagini che ci ha mostrato il professor Minici ieri, che le macchine di oggigiorno produce dei negativi, delle lastre 13x18 cm che hanno una bellissima ricchezza di informazioni. Sembrerà un paradosso, ma mi sento più libero quando uso questa macchina. Non mi sento colto in questo tsunami dei megapixel, del software ultimo che hai, di aver comprato l'ultimo computer necessario per questi file sempre più grandi. Che io quando ho la mia Dierdorf in mano, bello legno che profuma così meravigliosamente di quel ciliegio antico, il soffietto, il panno nero, insomma mi sento più libero, non so come altro descriverlo. È un modo lento di lavorare in un mondo che è sempre più scosso dalla velocità, è un modo di fotografare che penso differisce proprio per questa sua lentezza. Dunque, le 20 fotografie che ho portato sono tratti da questo libro che mostra, che Enrica molto gentilmente ha promosso in Italia, ha fatto diverse sedi già. È un lavoro diviso in tre sezioni, e io manderò avanti le foto in questi gruppamenti. La prima sezione è dedicata al paesaggio verginale, fa ridere, lo so, stiamo parlando dell'Italia, è la sezione più piccola ovviamente, dove si vede, diciamo, meno evidentemente la mano dell'uomo. La seconda sezione si vede, diciamo, come l'uomo ha modificato questa terra, il suo uso, e la terza mostra un paesaggio che inizia a riempirsi delle molte diverse strutture che l'uomo ha costruito intorno a sé. Ecco, questa prima immagine per me è un'immagine molto importante perché mostra un lato del mondo che io ho vissuto poco, ho vissuto quasi sempre nelle grandi città, il silenzio che uno avverte in questi luoghi. Questo è il parco del crinale romagnolo tra Toscana e Romagna. E non so come si fa con questo ricciocio qui, questo strumento antico. Come funziona qui? Vuoi far andare avanti? Ah, ecco. La freccia a destra.
La freccia a destra per fare il mouse? No, 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 io volevo puntare su una... Vedi che non sono capace. Uso questa cosa qui che è vecchio in confronto. Allora, il parlavo del silenzio, no? Il silenzio è un effetto di movimento, lo suono viene dal movimento. Quindi in questa immagine che... è di Gala Verna, si chiama Foresta di Gala Verna, tutti mi chiedono ma dov'è Gala Verna? Perché non sanno che la Gala Verna è una roba che nasce sui rami quando c'è molto freddo e non c'è vento. Ecco, l'unico testimonianza di movimento in questa immagine è la traccia che vedete male in questa riproduzione lasciata da questo piccolo ramo sulla neve, insomma un'immagine che mi è molto importante per questo motivo. Questo è il Pian Grande di Castelluccio in Umbria, dove ho vissuto molto tempo. Queste sono piante che nascono dalla faccia di pietra di una montagna. Vedere anche questa immagine nel suo originale con le stampe che curo moltissimo è un'altra cosa, vi garantisco, mi dispiace dovervele mostrare con questa tecnologia. E anche questo è l'ultima della sezione del parco del Crinale, che poi bello questa coincidenza, l'anno dopo è stato nominato Parco Nazionale Casentinese, non so se le mie foto sono servite anche come i miei antenati dell'Ottocento a produrre un risultato importante. Già, questa è della Garfagnana, che è una zona straordinaria della Toscana. E qui c'è il controluce, che per me è la più bella luce che Dio abbia regalato a noi. E questo apre la seconda sezione, un'immagine di San Bartolomeo al mare, dove vedete un uomo, introduce questa sezione, un animale, un albero, una costruzione, cielo, mare e terra. Questa fa parte di questa sezione, è un'immagine delle Dolomiti, perché c'è questa linea qua che divide l'alberello dal resto, non è naturale. E incominciate a vedere anche una certa geometria dello sguardo, che è una cosa che secondo me è un legame fortissimo con la storia. Qui dobbiamo parlare di storia, quindi mi sono sforzato ad entrare in questa tematica, e per me fotografare è ricordarsi le profonde significati maschile, i profondi significati della geometria, dello studio della forma dall'uomo antico fino ad oggi, che abbiamo dimenticato praticamente tutto. Queste sono le saline di Cervia, e questa è un'immagine molto grafica, molto geometrica, e mi piace l'idea che lo psichiatra di famiglia che ci ha sempre aiutato abbia scelto questa immagine come regalo per i suoi meravigliosi, importanti servizi. E questa è un'immagine che mi porta a parlare di memoria, come bene ha detto Nino prima di me. È il luogo dove mio figlio andava a raccogliere i pinoli con la sua tata quando era piccolo. E penso che anche le storie piccole forse è meglio che leggo una cosa molto più concreta che ha scritto Walter Benjamin sul concetto di storia.
Il cronista che enumera gli avvenimenti senza distinguere tra i piccoli e i grandi tiene conto della verità che nulla di ciò che si è verificato va dato perduto per la storia. No, volevo dire anche che questa, molte persone che vedono questa fotografia pensano a un'onda, è l'idea della memoria che ti prende quando vedi, quando pensi a qualche cosa, è come quasi un effetto di un'onda che ti travolge, quindi mi sembrava importante. Arriviamo alla terza sezione, che è una sezione che è un po' dura, però io sono affascinato da queste presenze che l'uomo lascia dietro di sé, e mi ricordano i lavori di alcuni grandissimi artisti della land art degli anni 60 e 70, Robert Smithson, il Spiral Jetty nello Utah, questa forma spirale, e il meraviglioso Richard Long, artista inglese che all'età di 22 anni aveva già fatto un'opera, A Line Made by Walking, e lui ama molto l'idea di costruire nella natura, e ciò che scrive, cioè trovo bellissimo che abbia aggiunto all'arte questa quarta dimensione, quella del tempo, il tempo del camminare. E lui dice, il mio lavoro è reale, non è illusorio né concettuale, si tratta di vere pietre, vero tempo, vere azioni. Questo è un ficus magnolioides che ci sono anche a Palermo, come sa benissimo la Letizia. È pura defiance questo, provate ad ammazzarmi, no? Costruite il muro, il marciapiede, ma io vi supererò tutti, la forza della natura. Questa è un'immagine, quasi finito, abbastanza surreale. Mi interessano molto il modo in cui l'uomo definisce la terra, delinea il suo pezzetto di terra. Questi muri sono un mistero. Questo è un pezzo della Sardegna, non molto pittoresco. Ma non devo confessare, non è che mi scuso per questo, ma non faccio le fotografie tanto per denunciare, perché ce ne sono dei bravi fotografi che ho elencato già prima, io le faccio più che altro per un discorso un po' personale. Questo è Fondi, sotto Roma, dove Barbarossa ha tentato di rapire la bellissima, intelligentissima Giulia Gonzaga nel 1540. Se guardate bene da vicino, nell'ultima finestrina a sinistra, si vede la sua mano che esce, che chiede aiuto. Dicevo delle recinzioni, questa è un'immagine folle di delimitanti, delimitatori. Ecco, siamo quasi alla fine. Questo è uno dei miei orti. Io amo molto fotografare gli orti, non so perché, forse anche per questa idea della delimitazione di un luogo microcosmico, l'ordine, il caos che usa il contadino, questa idea di prendere qualsiasi terra libero e fartelo tuo per un uso utile. E qui ci sono due uomini che non si possono vedere, questo ortolano prima e questo signore qui in alto, che hanno lo stesso atteggiamento, il vecchio circondato dal suo orto e il giovane circondato da un complesso industriale. L'ultima immagine è un'immagine che volevo che fosse minimamente riparativa,
da rinascita, perché rappresenta un cerchio di acqua pieno di piante che stanno rinascendo, ma il curatore della mostra, Walter Guadagnini, l'ha affrontato al lavoro di Cormac McCarthy, The Road, l'ultimo suo romanzo, che è veramente una cosa apocalittica, per cui l'intenzione era quella, non è tutto perso, voglio dire, grazie della vostra attenzione. Grazie George, posso confermare, come molti che sono qui seduti a questo convegno, che le sue fotografie stampate sono una meraviglia, un miracolo, una cosa straordinaria, dove effettivamente ti sembra di essere dentro al luogo che lui fotografa e soprattutto alla sua emozione. Adesso è il turno di Giovanni Chiaramonte, che inizia la sua attività artistica alla fine degli anni 60. Le sue opere si focalizzano soprattutto sulla relazione tra luogo e identità dell'uomo. E ha fatto un percorso negli anni straordinario, ha pubblicato libri splendidi, tantissimi, in tante nazioni, ha fatto mostre in tutto il mondo, quindi come fotografo devo dire che ha potuto essere ammirato oltre anche i nostri confini. Però accanto al lavoro di fotografo ha sempre tenuto un occhio critico, un occhio diciamo di riflessione importante, e ha fatto altre attività come curatore di importanti collane editoriali dedicate alla fotografia, ed è anche docente universitario, varie università, adesso allo IULM. Lascio la parola a Giovanni Chiaramonte. Ringrazio quelli che mi hanno chiamato. Gian Piero Brunetta, che conobbi 30 anni fa, giovane direttore, fondatore della collana Punte Virgola, portai i primi libri e fece una bella recensione. Ovvero, professor Brunetta è dentro la vicenda di questo paese che stenta a riconoscere la fotografia come un momento decisivo della storia della rappresentazione occidentale, e sempre ne ha preso le difese. Ringrazio Riga Viganò, che testardamente, contro la mia volontà, come la mia amica Letizia Battaglia, mi ha costretto a portare questo lavoro. Però con una sua ragione, credo, mi sono lasciato convincere, perché tiene un titolo, L'altro nei volti nei luoghi. Il tema dell'altro, dell'alterità, dell'insondabile mistero di quello che ci sta di fronte, e magari di quello stesso volto che noi vediamo riflesso allo specchio, quindi la consapevolezza che anche noi, rispetto a noi stessi, siamo altro. Parto dalla commozione profonda che mi ha dato Letizia Battaglia nel ripercorrere il suo lavoro nella terra in cui sono nati i miei genitori, in cui ho vissuto tutte le estati della mia infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza, e dove cercai di rientrare andando ad abitare alla Vulciria, quartiere storico di Palermo, in cui sono ambientate questi ritratti che state vedendo. Le immagini di Letizia pongono la domanda radicale dell'uomo rispetto a quella parola inventata dall'Occidente che è la storia. Cosa rimane di noi dopo la nostra morte? E a lei risponde in maniera straordinaria, ma insomma, ho fatto molta fatica a trattenere le lacrime,
quando lei dice: ma io vorrei che tutti questi negativi fossero deposti come un bambino, con questa immagine straordinaria, che era l'ultima immagine che le ha messo, di quest'uomo ucciso, questo terribile rivolo di sangue, che ci dice chi siamo, noi uomini che uccidiamo, ammazziamo. E l'altro grande tema, su cosa rimane di noi, siamo davvero solo questo finire, oppure dentro la tragedia, anche più terribile, che ci vede assassini, quindi personaggi di una tragedia, anche questa parola occidentale. Alla fine mi sento proprio di partire da quella parola che Letizia ha detto, no? Un neonato. Io credo che davvero in Italia, in questo paese, in questa città, sia stato inventato l'obiettivo da Galileo, perché in questo paese che in maniera profonda, da sempre, sperimenta la tragedia, l'inesorabilità del male, dentro di noi, nel più profondo di noi, c'è una parola ulteriore, il neonato, la nascita, la rinascita. Ed esattamente il tema della memoria. E io dico, nella mia esperienza di fotografo, anche quella del ricordo. La memoria è, nella mia esperienza, una traccia che inesorabilmente la dinamica, la fisica del mondo, in maniera deterministica, al di là della mia volontà, al di là della mia libertà, imprime, perché sono un corpo sensibile, e non posso non sentire, non posso non vedere. Io credo che l'atto umano sia, attraverso questa esperienza, di riportare le cose al cuore, la parola italiana è fantastica, ricordo appunto, riportare al cuore e da lì decidere. In questo dinamismo tra la tragedia della memoria e la speranza del ricordo, io credo sia stata inventata la parola stessa realtà, rispetto all'apparire e allo sparire senza senso apparente delle cose. Ringrazio Letizia Battaglia e i miei amici siciliani, perché tutto questo l'ho capito davvero l'anno scorso, quando fui costretto da chi pagò questo lavoro che state vedendo a... Insomma, non è facile fare in Italia il fotografo, non è facile a Milano far vedere il volto degli immigrati. Ci sono le elezioni politiche, Chiaramonte, ma lei deve proprio mettere queste persone, ma insomma. Vabbè. C'è una ragione che, riflettendo sulla fotografia siciliana, mi ha dato un grande americano, Avedon. Io questo libro che ho dedicato a questi miei maestri, Letizia Battaglia, Selleri, Chan, parto dalla fotografia di Avedon, perché Avedon, grande newyorkese, che appartiene, beato lui, alla dinastia del popolo eletto, mentre io, ahimè, appartengo al mondo dei pagani, e mai come in questo momento in Italia mi vergogno di essere pagano, perché proprio lo siamo caduti in maniera fantastica. Avedon, venendo a Palermo, giovane, newyorkese, si trova davanti alla cripta dei Cappuccini, questa dimensione tipicamente siciliana dello stare di fronte alla morte.
Di fronte alla grande apparenza del mondo, noi siamo straordinari, noi siciliani, nel glorificare l'apparenza, perché anche i nostri dolci, no? Tu pensi che sia un fico, invece pasta di mandorla, insomma, no? Una grande altare barocco. E proprio nella consapevolezza di questa tragedia che c'è sempre dietro, Avedon si fa nascere fotografo, lui lo dice nella sua autobiografia, fotografando la cripta dei Cappuccini, questi morti che la cura dei siciliani per secoli ha lasciato, l'atto del ricordo. Possiamo ripartire con le immagini. Sì. Credo nello strumento che ha inventato Galileo, l'obiettivo. C'è davvero qualcosa nel mondo che questo strumento ci permette di vedere. E per me la cosa più straordinaria, non, per carità, fantastico quello che abbiamo scoperto con l'obiettivo di Galileo nell'universo, ma devo dire che almeno altrettanto straordinario è quello che l'obiettivo della macchina fotografica ci fa capire di noi uomini, di questo pianeta. Questo lavoro nasce dallo stupore per l'altro, il mistero dell'altro, cioè del volto, dello sguardo. Io nasco fotografo in questa città, vedendo da giovane, puoi stoppare quando arriva il volto, quando da giovane, molto giovane, mi portano a vedere la cappella, la scuola di San Rocco, noi siciliani avevamo, insomma, in campagna c'era una sedia impagliata e io lo prendavo, cioè, non l'avevo mai vista quella sedia, quando vidi nel telero di Tintoretto quella stessa sedia che io un mese prima prendevo a calci, perché non rimasi folgorato e capii che solo attraverso un quadro potevo vedere il mondo. E poi mi colpì un'altra cosa, sempre in quella scuoletta lì, che fu Cristo Portacroce di Giorgione, l'immagine della sofferenza umana, la sofferenza del figlio dell'uomo, la nostra sofferenza, la sofferenza che Letizia in maniera così pazzesca ci ha lasciato della nostra vita, quel volto sorride con una dolcezza infinita. Ecco, io credo che tra quelle due cose sia nata questo lavoro e la forza di ritrovarmi davanti all'altro. Finisco brevemente perché se c'è un lavoro nelle mie immagini, e sono grato a un poeta, Umberto Fiori, di cui quest'anno Mondadori dovrebbe pubblicare la sua opera Omnia, questo poeta che vedendo queste immagini mi ha regalato una serie di didascalie poetiche. Cariche di gazzelle, di là, nella savana di cerniere, fibbie e maniglie, neri come sportelli, di apoteca, due cacciatori fiutano l'ora, il momento, il secolo. Rito su un orologio una bimba di zucchero di qua, monta la guardia a un idolo capovolto. Al centro, sul suo trono, il re dei continenti, dei saluti, dei calendari, delle foglie. Il volto. Brilla sulle rotaie del tram numero 6, sul muro cieco, stordito dai graffiti, la luce che mi spaesa. E qui, tra una ringhiera e un negozio di dischi, lo straniero, l'infinito che sfugge alla mia presa.
l'ultima poesia, poi chiudo, differisce e delinque la presenza. Trovo straordinaria questo verso di Fiori. La presenza delinque. Perché dove c'è davvero il volto di una persona, di un altro, e sempre oltre qualsiasi pregiudizio, aspettativa, oltre qualsiasi legge del dare e dell'avere. La presenza dell'umano quando c'è, lo sappiamo oggi in epoca della globalizzazione, delinquenziale, mi spiace. E là, è rara, inafferrabile, senza prove attendibili, certificata. Dalla sua maestà non c'è riparo. Cosa cerco ancora di fare con la mia fotografia? Non voler essere al riparo da nulla. Se c'è una cosa che mi ha insegnato la fotografia è di essere esposto alla tragedia del vivere e alla sua grandezza. E spero che questa forza infinita mi accompagni fino all'ultimo giorno. Grazie. Grazie, grazie davvero Giovanni anche per questi meravigliosi versi. Adesso introduco Isabella rapidamente, Isabella Balena, che è fotoreporter dal 1991 e che è riuscita, oltre all'intenso lavoro con i giornali che l'ha portata in aree in conflitto come l'ex Jugoslavia, Medio Oriente, Iraq, America Latina, Somalia, Bosnia, Kenya, Sudan, è riuscita a portare avanti le sue ricerche e in particolare una ricerca straordinaria sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Dal titolo già di per sé molto significativo ci resta il nome. Isabella ha fatto girare questa mostra e ha veramente ricevuto tantissimo riscontro proprio dalle persone e ha ricevuto comunque anche diversi premi fotografici, numerose sono state sempre le sue mostre personali e collettive. Iniziamo a sentire un po' la sua presentazione e poi faremo scorrere le immagini del lavoro, appunto, ci resta il nome. Buongiorno a tutti, grazie di questo convegno. Mi aggiungo anch'io appunto ai ringraziamenti perché è un convegno estremamente significativo e importante. Su parlare dopo tutte queste grandi parole è veramente faticoso, comunque ci proverò nel mio piccolo e ringrazio Enrica di questo invito, questo invito che è legato appunto a questo lavoro che io farei comunque partire, non so più come si fa qua. Allora, qui io presento un riassunto di questo lavoro, che è un lavoro molto ampio, che è confluito poi in un libro, che è questo qui, circa 130 immagini. Dunque, un lavoro che ho fatto nell'arco di circa 4 anni, tra il 2000 e il 2004, ed è nato in seguito a una visione che ho avuto. Io sono romagnola, sono di Rimini, anche se abito a Milano, e sulla via Emilia nel 1994 partecipai casualmente, del tutto casualmente, a una commemorazione di reduci militari canadesi appunto in un cimitero di guerra. Questa visione fece delle fotografie e rimase lì ferma e così a decantare. Poi nel 2000 tirai fuori queste fotografie e cominciai a lavorarci in maniera del tutto, senza avere riferimenti precisi. Cominciai a lavorarci, cominciai a documentarmi e vedere cosa già era stato prodotto riguardo ai luoghi della memoria della Seconda Guerra e scoprii con mio molto stupore che in realtà non c'era nulla, non era stato fatto nulla se non
delle piccole documentazioni locali, non so, delle ampi locali, ma cose molto piccole. Quindi mi dissi, ma allora faccio io questo lavoro, e così è stato. E questo fatto che non ci fosse documentazione precedente, ho avuto l'occasione per lavorare in maniera del tutto autonoma e sganciata da riferimenti precedenti, no? Cioè, tutti quanti lavoriamo, noi fotografi, avendo una cultura personale fotografica precedente. In questo caso me lo sono, diciamo, proprio inventato. Inventato, però io non sono una fotografa paesaggista, fotografo pochissimo i luoghi, nonostante abbia fatto l'assistente Gabriele Basilico, ma proprio ho poi cambiato completamente direzione perché faccio la fotoreporter. E quindi questo lavoro è iniziato appunto partendo dai cimiteri di guerra. Si è poi esteso, si è evoluto, perché ogni posto mi rimandava a una storia successiva, a un racconto ancora più grande. E quindi nell'arco di degli anni si è evoluto e ha cambiato direzione, fino a diventare un corpo. A un certo punto la decisione è stata quella di documentare la Seconda Guerra Mondiale in Italia dal 1940 al 1945, quindi facendo con un percorso decisamente storico. Questa decisione è stata importante perché mi ha tolto dalle ideologie, nel senso che il mio sguardo è stato ovviamente con la mia personalità, la mia cultura, il mio pensiero, però l'ho sganciato proprio dall'ideologia sia di destra che di sinistra. Ho cercato di essere un po' sopra le parti. Scegliendo di documentare da 40 al 45 vuol dire anche documentare l'Italia fascista. L'Italia, sappiamo, entra in guerra insieme alla Germania, e quindi fino al 43 c'è un'Italia fascista, poi c'è una Repubblica Sociale. Quindi ho documentato i luoghi anche attraverso le persone, appunto con questa idea precisa, diciamo, storica. E infatti poi mi sono fatta aiutare, anche grazie allora a Enrico De Aglio, con il quale collaboravo col Diario della Settimana, che gli feci vedere il lavoro più o meno quando era a metà, perché a un certo punto non capivo più niente, in realtà, dove, siccome non sono una storica, dove stavo andando a parare. Cioè, se tutto questo che stavo raccogliendo era solo un mio pensiero, una mia visione da pazza, oppure se invece aveva un suo senso. E De Aglio mi mandò appunto dagli storici, da Giovanni De Luna, da Patrizia Dogliani, che capirono, infatti sono gli storici in realtà che hanno capito il senso di questo lavoro, e infatti sono gli storici che continuano poi a richiedermelo. E questo secondo me è anche interessante per un fotografo, più che il mondo fotografico è piaciuto e ha interessato proprio il mondo degli storici. E dicevo, quindi appunto insieme a Patrizia Dogliani, che poi è la storica che mi ha aiutato a ricostruire le didascalie sono rigorosamente storiche, abbinate delle fotografie che però sono attuali, perché sono fotografie scattate, ripeto, tra il 2000 e il 2004. Che cosa cercavo? Cercavo di dare l'idea a chi guardava le mie fotografie, a chi guardava questi posti, di dargli la suggestione di quello che era avvenuto, ovviamente con gli elementi dell'attualità. Quindi ricercando i monumenti, perché sono ovviamente i monumenti e i cimiteri la prima fonte dei luoghi e della ricostruzione storica, però allargando lo sguardo anche a quello che è che cosa succedeva intorno. E quindi lapidi che ricordano qualcosa, ma anche che vengono dimenticate, perché ci si passa davanti senza accorgersene. E invece volevo proprio cercare di raccogliere, di cogliere lo sguardo anche appunto di un possibile visitatore. Quindi il percorso è stato, appunto, non sono una storica, quindi me lo sono costruito, diciamo, la metodologia di lavoro, che è stata geografica, nel senso che a un certo punto avevo una cartina dell'Italia appesa in casa, dove io segnavo un po' con le bandierine, no? Dove dovevo andare, dove ero già stata, quindi geografica, su tutto il territorio nazionale ho lavorato.
e naturalmente storica, quindi cercavo di andare nei luoghi, ovviamente documentandomi prima, cercando di capire cosa sarei andata a fotografare, che cosa dovevo restituire della memoria passata. E essendo io una fotoreporter, a un certo punto sentivo un po' la pesantezza di fotografare solo croci, solo lapidi, tanto è vero che per gli amici sono diventata quella che fotografa i cimiteri, però insomma, volendo sfatare questa cosa, ho cercato anche le persone. Allora, rivivere dopo 60 anni quella storia non è facile con le persone, però cosa ho fatto? Mi sono informata. Ed appunto da quella prima visione di quel pellegrinaggio di canadesi ho seguito altri pellegrinaggi dei reduci che tuttora fanno sul suolo italiano. Quindi sono stata insieme agli inglesi, ai brasiliani, agli americani, ai sudafricani, perché il territorio italiano è cosparso di cimiteri di guerra di tutto il mondo, essendo appunto una guerra mondiale. Quindi appunto dicevo, la metodologia è stata appunto quella di una ricerca geografica, di una ricerca storica che mi ha portato a seguire chiaramente i grandi eventi della storia in Italia, grandi eventi avvenuti, ma anche delle storie più piccole, cioè delle storie minori, che in realtà minori diciamo per la grande storia, ma poi estremamente significative per le persone, per il tessuto italiano. E quindi poi il risultato, la scelta, l'editing definitivo di questo lavoro ha riguardato non soltanto un percorso storico, che quello è fondamentale, ma anche la suggestione dell'immagine fotografica che cercavo di restituire. Quindi magari ci sono episodi minori o poco conosciuti, che tra l'altro ho insistito molto su cercare delle cose che poco conosciute, e la suggestione della fotografia che diviene importante. La documentazione non è una documentazione, ma non è una documentazione oggettiva, cioè fotografo la lapide o fotografo la croce o queste cose qua, ma appunto ho cercato delle suggestioni anche nei luoghi. Quindi magari invece che fotografare il monumento, che solitamente sono monumenti molto brutti, ho cercato di trovare altre cose, ad esempio dei segni nel paesaggio, oppure nei gesti delle persone, che appunto ho incontrato nelle commemorazioni. Quindi è stato anche un lavoro complicato da un punto di vista logistico, perché dovevo ricercare appunto, volendo andare nei momenti delle commemorazioni, quindi per cercare le persone, mi sono dovuta anche costruire tutto un datario, no? Che negli anni si susseguiva. Poi il senso di questo lavoro è poi arrivato facendolo e parlando appunto poi con le persone incontrate. Un signore, mi ricordo che ero in Toscana a fotografare gli eccidi della Toscana, del Pennino Toscoromagnolo, della linea gotica, e questo signore a un certo punto, io ero sempre da sola con le mie macchine fotografiche, no? Arrivavo in questi posti strani, e questo signore a un certo punto mi si gira e mi dice: senta, ma lei che cosa ci fa qua? Allora io dico, ho spiegato cosa stavo facendo, che stavo cercando di realizzare questo lavoro sulla memoria, e questo signore mi guarda e mi fa: sta facendo un lavoro difficilissimo, però è un lavoro estremamente importante. E questa cosa effettivamente me la sono ritrovata, nel senso che questo lavoro poi mi rendo conto che ha un suo valore. Cioè racconto con la fotografia la storia, e però a loro volta queste fotografie diventano un documento storico di questa memoria. Quindi ha una doppia, si è creata una doppia valenza, un doppio valore. Dicevo che la macchina fotografica, la mia presenza diventava importante per le persone che si ritrovavano appunto a commemorare i propri caduti. E è stato importante per gli alpini del Sacrario Nazionale dei Caduti in Russia a Carniacco, che anche lì con delle storie incredibili.
gli alpini che hanno, che dal 91, dal momento in cui cade il muro, dall'89, dal 90, dal 91, chiedono alla Russia di poter andare a recuperare le proprie salme sul fronte del Don e recuperano i propri commilitoni, li portano al sacrario. Questa è una storia che continua, una storia di questi anni. Oppure le stragi appunto sulla... Strage sulla linea gotica, dove stragi tra virgolette minori, ma comunque sempre con delle cifre di morti incredibili. Non so, la strage di Fragheto, di Tavolici, che è sull'Appennino tosco-romagnolo, di cui oggi a Verona, ad esempio, si è aperto il processo. E anche lì si era aperto il processo grazie a delle fotografie trovate in internet degli ex ufficiali tedeschi. Quindi è una storia che alla fine non si è fermata e che continua e continua a essere parte della nostra storia, parte delle nostre memorie. Memorie che magari per me, che sono appunto di una terra che dove c'è stata la linea gotica, forse più forte che per altri. Quindi probabilmente che questo senso di questo lavoro mi è arrivato anche da queste suggestioni poi familiari, no? Delle domeniche a tavola in cui si parlava di sfollati e di spose di guerra e di cose di questo tipo. E, ecco, il lavoro poi, come dicevo, è stato accolto bene, molto bene, dagli storici, non da tutti gli storici. È stato accolto molto male dai politici, nel senso che io a metà di questo lavoro lo portavo in giro perché siccome è un lavoro totalmente autoprodotto, quindi estremamente dispendioso, anche se insomma mi ritagliavo i viaggi all'interno di altri lavori, l'ho portato alla regione Emilia-Romagna perché pensando che fosse interessata, visto che è sul suo territorio sono accadute le... E invece allora l'assessore alla cultura, mi ricordo che sfogliando le fotografie e vedendo che io avevo documentato Predappio, le commemorazioni fasciste alla tomba di Mussolini, avevo documentato i cimiteri tedeschi del Passo della Futa, 30.000 caduti tedeschi al Passo della Futa, 20.000 a Costermano, sul Garda. Insomma, c'erano anche queste commemorazioni della decima massa, sono andate in giro con i reduci della decima massa e della Repubblica Sociale. Insomma, l'assessore mi dice: no, tu hai messo Predappio e noi non, allora era l'IDS, no, noi non possiamo sostenere questo lavoro. È finito? Sì. Ecco, no, questa è un'altra cosa, ferma, sì, grazie. E quindi... diciamo che è un lavoro che ha avuto delle persone che l'hanno amato, come ad esempio Gabriele Mazzotta, l'editore che poi mi ha fatto il libro. Ha fatto il libro dandomi carta bianca, ha detto fai quello che vuoi. Quando vide il lavoro del suo ufficio mi parlò per un'ora e io a un certo punto dice: ma insomma, dico, cosa devo fare? Allora mi sta dicendo che fa il libro. Sì, sì, faccio il libro. E addirittura poi mi ringraziò in una lettera, insomma, di aver pubblicato questo lavoro. Oppure... non so, Roberto Guerri, degli allora Musei Civici del Risorgimento a Milano, che mi fece fare una mostra a Milano, una mostra molto, molto bella, al Museo di Storia Contemporanea. E poi invece appunto persone che invece l'hanno aborrito questo lavoro, appunto perché io mettevo insieme, cioè ho scelto di non fare un lavoro ideologico, ma di togliermi, perché in fondo la mia età non ha senso, non mi permetteva di decidere cosa bene e cosa male, ma di fare appunto un lavoro rigorosamente storico, e questa cosa comunque non ha... non sempre è piaciuta e a volte ha dato fastidio. Dunque l'evoluzione, ci resta il nome, arriva dalla cripta del sacrario appunto dei caduti in Russia, vicino a Udine, sacrario che gli alpini si sono costruiti da soli, cercando i propri fondi. Il Ministero della Difesa non ha partecipato perché è una storia di vinti, quella del fronte russo,
E invece gli alpini tenacemente si sono costruiti questo loro sacrario. Nella cripta campeggia questa grande scritta, ci resta il nome, e appunto mi spiegavano perché in fondo ci sono i morti, ci sono i caduti, non sappiamo più dove sono i corpi, ma rimangono i nomi a memoria. E quindi quando questo signore mi raccontò questa cosa, ho detto: questo è il senso di questo lavoro, per cui il lavoro appunto nasce da questa. Sotto, vedete, ci sono dei volumi, non so se si vede bene, comunque ci sono dei libroni che sono in ordine alfabetico i 90.000 caduti del fronte russo, quindi ci resta il nome, ci restano i nomi e sono questa storia qua. Vado avanti con questo, se c'è tempo, sì, velocemente. Allora, questo qui, dunque dicevo appunto, gli storici hanno capito l'importanza dell'uso della fotografia per un'attualità storica, e ho collaborato in maniera proficua con l'Istituto Storico di Bergamo, che invece nel 2010 mi spedisce a fare un lavoro un po' sul percorso di Primo Levi da Fossoli, dal campo di Fossoli fino ad Auschwitz, dandomi un pacco di testi, di scritti, dalle quali dovevo in maniera, anche lì, leggere i testi di Primo Levi e trovare in maniera suggestiva delle immagini che potessero raccontare la memoria dei campi. Ora, tutto questo è stato un commissionato e ho girato come una pazza per una settimana, perché me l'hanno detto prima di Natale e il lavoro doveva essere pronto per il 27 gennaio, giorno della memoria. Quindi in neanche un mese ho dovuto fare tutto. E ho girato come una matta, oltretutto i luoghi, i campi, Mauthausen, Auschwitz, Birkenau, sono luoghi estremamente visti, no? Dove c'è un'iconografia fotografica molto precisa e di cui tutti hanno in testa, quindi difficile da reinterpretare. E allora, infatti, la scelta di fare questo lavoro poi è stata fatta a colori. L'altro è stato fatto in bianco e nero, ma non perché volessi una memoria storica, ma semplicemente perché lavoravo in pellicola allora, sviluppavo e stampavo, e quindi anche per una questione proprio economica è stato fatto in bianco e nero. Questo è stato fatto a colori e con un taglio diverso da quello precedente, perché era interessante anche per l'istituto capire la musealizzazione di questi luoghi, no? Oggi Birkenau e Auschwitz hanno una collocazione, Mauthausen ha una collocazione da museo. Quindi ad esempio le scritte che vedete, no? Gaskammer o crematorio, eccetera, ovviamente non c'erano all'epoca della Shoah. E quindi interessava anche questo fatto della musealizzazione, quindi anche i colori di questi luoghi diventavano importanti e interessanti. Ecco, direi che concludo e grazie. Adesso facciamo le conclusioni, forse ci rimane un attimo per le domande, però volevo intanto ringraziare Isabella per questo lavoro e soprattutto ringraziare tutti questi fotografi, che era una voce necessaria ad ascoltare in un convegno dedicato alla fotografia come fonte di storia, perché sono i protagonisti, perché sono quelli che poi attraverso il loro sentire filtrano e ci danno immagini utili per interpretare la storia. Sono testimonianze importantissime, uniche. Come vedete, le persone sedute a questo tavolo hanno messo molto di loro nelle immagini, però tantissimo anche nelle riflessioni e nel pensiero che ci hanno trasmesso. Mi hanno accusato tutti di essere stata una moderatrice troppo rigida a obbligare, però ci tenevo tantissimo che si potesse rimanere dentro il seminato del tema di questo convegno, perché con tutte le declinazioni immaginabili e possibili che ha la fotografia, era davvero importante mantenere un filo conduttore, e devo ringraziare tutti perché sono stati straordinari sia in quello che ci hanno comunicato sia anche nel riuscire a mantenere i tempi. Adesso mi piacerebbe, visto che li abbiamo qua in persona, questi protagonisti, se qualcuno avesse delle domande. Letizia, tu vuoi
ti sento mormorare, vuoi dire qualcosa? No, ok. Se ci sono delle domande, molto volentieri usiamo questi ultimi minuti. Ecco che arriva il microfono. Io sono Giorgio Conti, insegno scienze ambientali, però per me la sostenibilità, insegno scienze ambientali, però per me la sostenibilità non è ambientale, è soprattutto etica, che cosa ci tiene assieme. Allora, la cosa che mi ha colpito, ma perché è stata ribadita, no? Perché per me fosse una novità, è che non si fotografa mai ciò che si vede, ma si fotografa ciò che si è. Voi avete fotografato voi stessi, cioè questo è l'elemento fondamentale. Quindi vuol dire che dietro ad ogni immagine c'è una visione del mondo. Appunto l'ultima, Isabella, che è la più giovane, mi rivolgo a lei, è appunto non ha accettato una visione del mondo ideologica. In un mondo che ci spacca in due, che sembra che il muro di Berlino sia finito, invece continua, ma perché non sappiamo rielaborare la nostra memoria. Allora, da questo punto di vista, mi sembra che il vostro atteggiamento, e questo che vi faccio come domanda, sia molto simile a Paul Ricoeur, quando dice qual è il compito dello storico. Allora dice Paul Ricoeur che il compito dello storico si divide in tre fasi. La prima fase è avere dei documenti attendibili, cioè sia in migliori, sia nella battaglia. Cioè lo storico non può bleffare, perché se no c'è il negazionismo. Qualcuno dice che Auschwitz non è mai stata neanche, non è mai esistita. Infatti tu, Isabella, hai detto invece che tramite internet si sono trovati i responsabili degli eccidi nazisti. E quindi dice, però attenzione, se il documento coincide con la realtà e non è falso, ma non è storia, perché la storia ha bisogno di una narrazione, cioè di mettere assieme i vari documenti, se no la storia la farebbe i notai. Prendiamo tutti i documenti e quindi dice che sono documenti tutti veri, però dice lui che dietro la narrazione, e quello che sembra che abbiate fatto voi tutti, ci deve essere un'interpretazione, perché dice... Allora Brodel c'ha i documenti, c'ha una narrazione, mette assieme, come diceva anche Chiaromonte, una storia fatta di grandi avvenimenti, pensate al Mediterraneo, ma anche di piccole cose, però dietro c'è un'interpretazione straordinaria, una visione del mondo, ma anche un'interpretazione. Allora mi sembra che in questo convegno, che trovo eccezionale, sia mancato questo dialogo con la storia, col fare storia, cioè se la fotografia è storia, è il rapporto con la storia, forse bisognerebbe approfondirlo e la prossima volta sarebbe il caso di incontrare i fotografi con gli storici, perché io vedo molte, se questo è l'atteggiamento dello storico, io concordo molto con le cose che dice Paul Ricoeur, molte analogie da un punto di vista del metodo. E allora, per finire, qual è il compito che ha un museo? Il museo ha un compito diverso, ha il compito di conservare, però ha il compito di catalogare, al compito di narrare. Pensate ad esempio cosa faceva appunto Zeri, non era un notaio delle fotografie della storia dell'arte, c'era una narrazione straordinaria. E allora da questo punto di vista a me piace molto anche l'idea che ci sia una rete di musei e di centri di documentazione della fotografia, perché questa rete potrebbe complementare le varie ricerche, ad esempio le ricerche di Zeri, perché darle per concluse? Potremmo noi continuare con questa genealogia, questa evoluzione dell'immagine nel tempo. E allora da questo punto di vista io credo che come noi abbiamo dato una dignità alla fotografia, molto recente, come diceva Chiaromonte, perché abbiamo dato una dignità non documentaria, ma di interpretazione del mondo, varrebbe la pena ribadire l'importanza che hanno questi musei, questi centri di documentazione della fotografia, perché devono interpretare quello che siamo e quello che vorremmo essere. Una domanda. Scusate, avendoci lavorato in questo senso, mi chiamo Fabio Amodeo, vorrei che non ci siano troppe illusioni. Gli storici odiano la fotografia, ne hanno paura, perché la fotografia ha molta più capacità emotiva rispetto alla loro narrazione.
si porta dietro il sentire di quel tempo, gli odori, le sensazioni, cosa che lo storico non è assolutamente in grado di fare con i suoi documenti. Grazie. Volevo dire un'altra cosa rispetto a quello che ha detto la balena. I politici non hanno paura di Predappio. Questa è una repubblica nata sulla rimozione. Tra l'altro quella rimozione. I funzionari fascisti si sono ripresentati, hanno detto dimenticato tutto, ricominciamo. E di questa rimozione fa parte quella storia, fa parte il nero in piazza Duomo di Chiaramonte, fanno parte il corpus delle immagini di Letizia Battaglia, qualcuna delle scovazze di Land Art di George Stage. Ecco, volevo, non è ideologia, è proprio la struttura e secondo me uno dei grandi problemi di questo paese. Infatti, secondo me, compito dei fotografi, chiaramente, che poi interpretano, no? Perché già semplicemente ritagliando la realtà, no? Già danno un'interpretazione, perché nel fotogramma escludono, no? L'altro giorno si parlava di che cosa non è incluso nella fotografia. Quindi chiaramente è un'interpretazione, perché il fotografo sceglie in base, appunto, come si diceva, in base a una propria esperienza personale, una propria testa. Però credo che sia un grande compito quello dei fotografi, quello appunto di togliere la rimozione che si fa ogni giorno e invece di restituirla proprio, no? Cioè, di ridare con le immagini compito alla storia, ma di essere continuamente però viva. Cioè, infatti, come diceva il professore, sì, i musei, cosa servono i musei, cosa serve catalogare? Non serve per tenerli dentro a delle scatole, serve per continuare a tirarle fuori e a fare corrispondenze con l'oggi, perché se è vero che si impara dalla storia, ma questa storia va usata nell'attualità. E questo credo che sia il senso di questi lavori, anche appunto degli storici, delle catalogazioni, degli archivi. È importante avere gli archivi, ma è importante anche che le cose vengano fuori e che trovino una corrispondenza continua con l'attualità, con l'oggi, con quello che siamo continuamente. E in rapporto a quello che diceva lui sul potere, io non faccio mostre in Sicilia, non me ne fanno fare. A Palermo è da 20 anni. L'ultima mostra che feci, stava cadendo la giunta della prima, vabbè, insomma, l'ultima cosa 20 anni fa, una giornalista scrisse una recensione su questa mostra e la portò, era lei una giornalista della Sicilia di Catania, e allora portò questa cosa, dice: direttore, bisognerebbe fare questo. E lui dice: sì, mettila. Dopodiché, dopo 10 giorni che non il direttore non l'aveva passata, lei ha detto: ma perché il direttore non me la passa? È una bella mostra. Lui ha detto: questa signora si è comportata molto male con noi. Io sarei la signora, noi sarebbero chi? Io facevo una mostra contro la mafia, con la miseria che pure comportava la vita a Palermo. Questi signori, io da 20 anni che non faccio una mostra nella mia terra, cioè le istituzioni non mi vogliono, e questo signore dice che io mi ero comportata male. Contro chi? Non lo so, contro un giornale che si chiama La Sicilia di Catania. So, per cui fare storia, eppure bisogna pure trovare gli spazi per mettere questi documenti. Infatti da fastidio. Allora, parto da un punto che da quasi 6-7 anni i fotografi non possono lavorare sui fronti di guerra dove ci sono schierate truppe occidentali. Non possono fare foto sul fronte delle battaglie. Sappiamo che addirittura fare una foto di un soldato americano morto col telefonino costa al soldato la immediata espulsione dall'esercito americano, magari anche detenzioni.
Io sto facendo fare una tesi di laurea su questo problema, abbiamo scritto al Pentagono, abbiamo scritto a tutti, non vogliono rispondere su questo tema. C'è qualcuno che ci sta dicendo perché si stanno facendo battaglie sui giornali, 0,0, per cui lasciamo perdere gli storici e quelli che si interessano della fotografia come fonte di storia. E io dico questo, che grazie ai nuovi strumenti l'immagine e l'immagine ottica è diventata la prima forma della comunicazione nel mondo, di tutto il mondo. Vorrei ricordare che per migliaia di anni, prima dell'invenzione della scrittura, che è un'astrazione rispetto alla forma e alla figura dell'immagine, l'umano ha comunicato e lasciato la sua memoria attraverso le immagini. La nuova stagione è che finalmente l'uomo può tornare a comunicare in maniera istantanea con chiunque su questo pianeta nello stesso momento attraverso l'immagine. Lo trovo, scusate, straordinario. Non è per nulla la fine della fotografia, è un nuovo inizio, punto. E ricordo la straordinaria frase di un filosofo importante, anche se insomma qualche errore nella giovinezza, anche nella maturità l'ha fatto, quale disse che l'epoca moderna è l'epoca del mondo risolto in immagine. Ma questo ce lo dà la fotografia, poi il cinema e la televisione. Per cui anche appunto le immagini che abbiamo visto oggi del Giappone, vorrei che qualcuno ricordasse ogni tanto appunto sui testi quando si pubblicano le foto di questi autori, di Felice Beato che insegnò questi amici giapponesi, che questi qui appena hanno capito cos'era quell'obiettivo, i giapponesini, insomma, in questo momento, nel 2012, io posso solo comprare macchine giapponesi. Geniale, fantastico. Da Venezia a Galileo Galilei, insomma, ha fatto una grande strada e ci ha permesso a tutti in questo pianeta di fare finalmente dell'umanità, con tutti i problemi, ma finalmente io posso comunicare in diretta attraverso il mio cellulare, mandare non solo un messaggino SMS, ma il mio volto, il volto di quelli che ho vicino. Vi prego, quando sentite parlare di morte della fotografia, alzatevi e dite, a questo signore, se c'è un morto qui, è lei che lo sta dicendo. Bene. Siamo riusciti a scuotere un po' le acque e adesso concludiamo. Lascio la parola al professor Brunetta che ci chiude i lavori. Beh, pochissimo da dire, anche perché la quantità di emozioni che mi ha regalato quest'ultima parte del convegno mi fa dire sarebbe meglio stare in silenzio di fronte alle immagini, alla forza e anche alle riflessioni di ognuno dei partecipanti, al fatto che senza pudori ci hanno aperto parti profonde di loro stessi. Ci hanno parlato della foto che è fatta non con l'occhio, ma con qualcosa di più profondo, della foto che cerca l'invisibile al di là del visibile. Renoir, figlio, diceva del padre, «Se je voyais tout»,
il voyer surtout l'invisible. Sono stato proprio emozionato da un po' tutte queste voci per la loro capacità di aprirsi fino a qualcosa invisibile che ha a che fare con l'anima, insomma. E quindi non posso dire se non che sono molto soddisfatto dei risultati di questo convegno. La domanda che è stata posta alla fine mi riporta personalmente come ego storia quando 40 anni fa ho cominciato a tentare di dialogare con gli storici e a tentare di convincerli che il cinema e poi anche la fotografia fossero una fonte primaria, non una cosa che incontravano. Risultati non grandissimi in questi 35 anni che sono passati dai primi miei interventi, però lo scenario è completamente cambiato. Molti storici continuano ad avere paura di queste cose nuove, però molti hanno cominciato a dialogare con il cinema e con la fotografia. E così molti sogni a cui abbiamo cercato di dare consistenza, di pensare, di raccogliere patrimoni, ma di pensare anche a costituire dei nuovi luoghi della memoria, sono in corso. È un paese in crisi, ma non è un paese fermo questo. E questo ce lo hanno trasmesso i cinque qui presenti, insomma. E anche noi in qualche modo ci crediamo che appunto il cinema, la televisione, ma la fotografia siano luoghi di memoria che grazie anche a tanti interventi affondano la loro storia in radici più profonde, appunto Galileo, Leonardo, la formazione della visione popolare, l'idea che ci sono stati dei missionari della visione, dei piccoli uomini che sono andati in tutto il mondo, hanno trasmesso questi loro verbi visivi, insomma, fin dal Settecento. Devo dire che io credo che un posto come questo sia un luogo privilegiato dal punto di vista strategico, anche per la sua storia e per la sua aura culturale che lo circonda, per cui fare delle riflessioni come quelle che abbiamo fatto aprendo un campo, un laboratorio, un campo di ricerca aperto a più voci, con il limite appunto che non abbiamo dato la parola al pubblico che ci ha seguito come avremmo forse dovuto fare, però non considero questo convegno come una pietra che sia miliare, che concluda qualcosa, è proprio un punto di passaggio nel nostro lavoro, in ciò in cui crediamo. Ci piacerebbe dire anche a Isabella Balena e a Letizia Battaglia che questo è un posto anche dove si può accogliere dei patrimoni. Noi appunto non abbiamo nessun pregiudizio, siamo molto aperti proprio come istituzione, quindi anche da un paio d'anni si fanno delle importanti mostre al primo piano fotografiche, quindi ci piacerebbe in futuro anche ospitare il lavoro delle persone qui presenti. Forse è meglio che a questo punto passi ai ringraziamenti. Questo convegno appunto è stato pensato e disegnato insieme ad Alberto Zotti e a Sara Filippin
per quanto, e Alberto Prandi per quanto riguarda il nucleo della nostra ricerca sul Veneto, sulla fotografia nel Veneto e sugli intrecci alla fotografia con le arti e con il cinema. E poi appunto ha avuto un sostegno fin dall'inizio nell'Istituto Veneto. Io ringrazio tutti, dal presidente al dottor Franchini, a Sebastiano Pedrocco che ci ha seguito e risolto tutti i problemi non semplicissimi di mettere insieme questo convegno, Anna Zemella per il suo lavoro di intermediaria con la stampa, e poi vorrei ringraziare la cabina di regia, Gabriele Scalvini, insomma, che ci ha supportato e ha supportato tutti quanti e che appunto ha consentito a questo convegno di mostrare che le immagini parlano tanto quanto le parole, quindi è stato un convegno in cui il visibile, anche l'invisibile, insomma, sono stati importanti quanto le parole. Se c'è qualcosa che ci sembra di averci lasciato sulla nostra fame, sono appunto quei relatori che ci hanno voluto privare delle immagini e ci hanno soltanto parlato facendoci intuire dei paesaggi grandiosi che avremmo anche voluto vedere. Grazie a tutti.